10 persone sono state arrestate dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga messa a segno tra San Marco in Lamis, San Severo e Apricena. Il blitz è giunto all'esito di un'indagine dei carabinieri di San Giovanni Rotondo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia. L'operazione ha preso vita da una costola dell'indagine Terminal eseguita nel mese di aprile del 2020, quando furono arrestate 13 persone gravemente indiziate dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Approfondendo i contatti di uno degli arrestati, sono stati monitorati alcuni soggetti di San Marco in Lamis e così si è riuscito a ricostruire diversi episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Secondo quanto emerso dalle indagini, le persone arrestate si avvicendavano nella preparazione delle dosi, si scambiavano il bilancino, convenzionalmente chiamato tamagogi, da cui il nome dell'operazione di oggi. La droga venduta sul Gargano proveniva soprattutto da San Severo. Dai tracciati GPS posti su alcune delle auto oggetto di monitoraggio è stato anche rilevato lo svolgimento di un summit in un locale di San Severo tra alcuni soggetti sottoposti alle indagini preliminari. L'incontro, secondo gli inquirenti, aveva la duplice finalità di rimodulare le attività di spaccio e di acquisto della droga, nonché di individuare sistemi e strategie per eludere le attività di controllo da parte dei carabinieri. L'operazione di oggi segue, a qualche settimana di distanza e in parte sul medesimo territorio, quello di San Severo, il blitz Fortino, conclusasi con l'arresto di 13 persone, operazione così denominata poiché i luoghi in cui si svolgeva l'attività di spaccio erano stati individuati in un complesso abitativo di difficile permeabilità ed accesso per la presenza di cancelli, videocamere, videocitofoni e vedette. Possiamo dire che in pochi giorni è vostro, ai tutti i cittadini, dell'impegno che continua senza soste e al massimo livello sia delle forze dell'ordine, in questo caso dei carabinieri, ma da parte di tutte le forze dell'ordine, sia da parte della procura per contrastare l'illegalità in questo territorio. Messaggio che è necessario inviare a tutti i cittadini, anche alla luce degli episodi che si sono verificati all'inizio dell'anno, cioè gli attentati, che indubbiamente comportano un spaventano l'opinione pubblica e i cittadini, e quindi per contrastare questo effetto dobbiamo anche dare l'effetto la conoscenza che c'è lo Stato che continua a lavorare e ad impegnarsi, vi assicuro, col massimo impegno.